Ciao, sono Rosalba e questo è il mio canale, il Bandolo Intrecciato. Oggi lavoriamo uncinetto e prepariamo questa simpaticissima petta. Ci servirà del filato giallo, nero, bianco, un segnapunti, del ripieno sintetico o dell'ovatta e un uncinetto adatto al nostro filato. Cominciamo con il giallo. Iniziamo con il filato giallo e prepariamo il nostro anellino magico. Prendiamo il filo con la codina davanti alla nostra mano e facciamo girare il filato intorno alle dita, in questo modo. Con l'uncinetto recuperiamo il filo e andiamo a lavorare la nostra prima catenella. Lavoriamo così nel nostro cerchio 6 maglie basse. Lavorate le nostre 6 maglie, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Ora andiamo a lavorare in ogni maglia 2 maglie, cioè un aumento. Andiamo a segnare la nostra prima maglia con un marcapunti. Io uso questa monachella dove ho attaccato un filetto. E andiamo a lavorare per ogni maglia 2 maglie basse. Alla fine del giro ci ritroveremo con 12 maglie basse. Nel prossimo giro andiamo a fare ancora degli aumenti. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa. Ricordiamoci sempre di segnare la prima maglia che lavoriamo in questo modo con il marcapunti e nella prossima maglia andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, una maglia bassa e 2 maglie basse nella seconda maglia di base. Alla fine del giro avremo lavorato 18 maglie basse. E quindi andiamo a lavorare poi il prossimo giro dove vi mostrerò un trucchetto per ottenere un cerchietto perfetto. Dobbiamo lavorare in questo prossimo giro 2 maglie basse e un aumento. Però cominciamo lavorando una sola maglia bassa. In questo modo. Andiamo a segnare con il nostro marcapunti. E poi andiamo a lavorare 2 maglie basse nella stessa maglia di base, quindi un aumento. E poi lavoriamo per tutto il giro. Ecco qua, abbiamo fatto una maglia e un aumento. Adesso andiamo a fare 2 maglie e poi un aumento. E ripetiamo questo passaggio fino alla fine del giro. E vi faccio vedere come chiudere il giro. Infatti, alla fine termineremo con una maglia bassa anziché un aumento come per gli altri giri. Ecco qua, questa è la nostra ultima maglia dove faremo una maglia bassa. Ecco qua. Benissimo, andiamo a preparare l'ultimo giro di aumenti dove lavoreremo 3 maglie basse e un aumento e lo facciamo come siamo abituati a farlo. In questo modo non allineiamo gli aumenti e il cerchio verrà più definito invece di creare tanti piccoli spicchietti. Alla fine del giro qui avremo ottenuto 30 maglie e adesso andiamo a fare un ultimo giro di aumenti.
lavorando 4 maglie e un aumento, ma anche qui adoperiamo il trucchetto di non allineare gli aumenti, quindi facciamo le prime 2 maglie anziché 4 e poi andiamo a lavorare un aumento. Invece per il resto del giro andiamo a lavorare 4 maglie, quindi da adesso in poi lavoriamo 4 maglie basse e un aumento. E vi faccio vedere come terminare il giro. Anche qui, avendo lavorato solamente 2 maglie all'inizio del giro anziché 4, ci ritroveremo a chiudere il giro dopo l'ultimo aumento. Quindi ho lavorato 4 maglie, faccio un aumento, quindi 2 maglie in una sola maglia di base, e mi ritrovo a lavorare le ultime 2 maglie. Perfetto! Alla fine del giro ci ritroveremo con 36 maglie. Ora andiamo a fare 3 o 4 giri, come vogliamo, lavorando solo maglie su maglie, quindi una maglia bassa per ogni maglia di base senza nessun aumento. Bene, quindi arriviamo fino alla penultima maglia del terzo giro, quindi mi manca da lavorare solo l'ultima maglia, e faccio in questo modo: raccolgo il filo per lavorare una maglia e poi vado a cambiare in questo momento il colore del mio filato, quindi vado ad aggiungere il nero chiudendo quest'ultima maglia proprio con il filato dell'altro colore. Ecco qui, ora vado a lavorare 3 giri di maglie basse con il colore nero. Bene, una volta che abbiamo lavorato 3 giri con il filo nero, andiamo a lavorare ancora una volta con il filo giallo. Quindi vado a prendere il filo nero per l'ultima maglia e lo vado a chiudere con il filo dell'altro colore. In questo modo la chiusura sarà più pulita e il lavoro più carino. Ora vado a lavorare 3 giri di giallo, 3 giri di nero e 3 giri di nuovo con il giallo. Benissimo, la nostra petta comincia a prendere forma. Ora facciamo gli occhietti, quindi ho tagliato il filo nero ed ora con l'ago vado a ricamare i miei occhi e un bel sorriso. Gli occhi li faccio con un punto nodino. Non sono una grande ricamatrice, però me lo mostro in questo modo con tanta umiltà. Ecco qua. Io tiro sempre molto piano il filo quando faccio questo punto, perché sennò mi annodo anche le mani. Quindi piano piano vado a fare i miei 2 occhi e poi vado a fare un bel sorriso in questo modo. Benissimo, ora vado a chiudere la mia petta, quindi vado a fare dei giri di diminuzioni. Comincio subito facendo un giro di 4 diminuzioni e 4 maglie basse, scusate, e una diminuzione.
fare la diminuzione vi faccio vedere come fare. Prendo la maglia, ma invece di inserire l'uncinetto in tutta la maglia, prendo solo il primo filo e prendo il primo filo della prima maglia e il primo filo della seconda maglia e le vado a lavorare insieme come se fossero una sola maglia. Ecco qui la nostra diminuzione. Quindi continuiamo 4 maglie e una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro andremo a lavorare 3 maglie basse e una diminuzione, come abbiamo appena visto. Nel prossimo giro andremo a lavorare 2 maglie basse e una diminuzione. Arrivate a questo punto possiamo riempire la nostra petta, quindi mettiamo una bella imbottitura, la facciamo bella piena e poi andiamo a lavorare gli ultimissimi giri. Ora facciamo una maglia bassa e una diminuzione. E poi siete pronti per preparare il pungiglione? Ecco come farlo. Nel prossimo giro, ecco qui, andiamo a lavorare solo 3 diminuzioni per ogni giro. Quindi lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione. Terminato il giro, andiamo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione.
Come vedete, il pungiglione già comincia a prendere forma, ma ora facciamo l'ultimissimo giro. Quindi andiamo a lavorare un giro di diminuzione. Abbiamo 6 maglie e le andiamo a lavorare a 2 a 2. Quindi facciamo le ultime 3 diminuzioni e poi chiudiamo il giro. Bene, quindi tagliamo il filo e lo infiliamo nel lago. Con l'ago andiamo poi a riprendere le nostre maglie, le ultime 3 maglie che abbiamo lavorato, in questo modo. 1, 2 e 3 e poi andiamo a nascondere il filo nella lavorazione. In questo modo. Bene, io sono innamoratissima di questa apetta, veramente simpatica, ma ora facciamogli un bel paio di ali. Il lavoro è molto semplice, facciamo il cerchio magico nel quale lavoriamo le 6 maglie basse come abbiamo fatto all'inizio del lavoro per la petta. Poi andiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni maglia di base e quindi andremo ad ottenere 12 maglie basse. Nel giro successivo andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento, ottenendo così 18 maglie alla fine del giro. E nell'ultimissimo giro andiamo a lavorare 2 maglie basse e un aumento per ottenere 24 maglie basse. Finito il giro andiamo a chiudere lavorando nelle prossime 2 maglie 2 maglie bassissime e poi tagliamo il filo. Ovviamente prepariamo 2 belle alette per la nostra petta. Ecco qui, adesso siamo pronte a cucire le ali sopra l'ape, in questo modo. Molto simpatica, vero? Benissimo, la petta è pronta e la possiamo usare come giocattolino per un neonato, come un portachiavi o da appendere nella nostra casa per dare colore e allegria. Usalo per fare un dono gradito a una persona speciale. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e lascia un bel like. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Clicca sulla campanellina. Ciao, al prossimo progetto!